nostra ceramica, ma non solo, la parte di etichettatura riveste un ruolo fondamentale. Abbiamo visto che il problema della versatilità di questa tipologia di applicazione è piuttosto sentita. Blue Engineering, in collaborazione con Omron, ha tentato di sviluppare un'applicazione per rendere molto più versatile e molto più user friendly, diciamo, questa tipologia di applicazione. Quindi l'utilizzo di un cobot è nato proprio per permettere all'operatore innanzitutto di far apprendere in maniera molto veloce, in pochi minuti e semplicemente la posizione delle etichette. Il vantaggio di un'etichettatura fatta con un cobot risiede nel fatto, nella sua versatilità, quindi rispetto a un sistema tradizionale di etichettatura noi possiamo posizionare l'etichetta su 3-4 facce del cartone o del pallet in maniera molto semplice, senza dover cambiare la meccanica, con una semplice istruzione da parte dell'operatore e l'inserimento dei parametri, di pochi parametri nel pannello. Con questa soluzione che abbiamo messo in piedi insieme alla Blue Engineering, appunto, Omron e Blue Engineering hanno avuto proprio l'obiettivo di creare un qualcosa di flessibile che potesse adattarsi, come potete vedere, a tutti questi svariati formati, che basti pensare com'è cambiato appunto anche solo il mondo della ceramica dagli anni 80 ad oggi e quindi probabilmente come cambierà nel futuro, e avere una soluzione che possa essere facilmente integrabile con tutte le richieste che sono attuali nel mercato dell'automazione industriale, quindi l'industria 4.0, l'integrazione di conseguenza con MES, gestionali, la possibilità di gestire queste stesse macchine da remoto, poter fare nel contempo il lavoro assegnato e un controllo qualità sul prodotto sul quale viene applicata l'etichetta. Questo sia per un discorso di tracciabilità, che è fondamentale al giorno d'oggi, sia per un discorso appunto di qualità del lavoro che si sta effettuando, quindi se l'etichetta può essere attaccata male o nel posto sbagliato o magari è stata semplicemente stampata male dalla stampante stessa. Qua abbiamo raccolto in una soluzione unica tante problematiche che prima venivano affrontate da soluzioni, diciamo, stand alone. Per chi come gruppo Romani crede nell'automazione nel processo ceramico, l'etichettatura sicuramente è una di queste operazioni a cui guardiamo con grande interesse, anche perché diciamo, chi come noi produce ampie gamme di formati e di articoli e ha anche prodotti che hanno bassi indici di rotazione a magazzino, ecco, tutto l'aspetto del packaging e identificazione degli articoli compresa svolge ha davvero grande importanza, e poterla automatizzare sempre di più cercando di elevare le restanti mansioni degli operatori è un aspetto molto importante.